Imprenditori e commercianti sono preda di estorsioni e minacce. Cittadini vessati che spesso restano soli e terrorizzati. Usura ed estorsioni. Come tutelare le aziende vessate dalla criminalità organizzata? Penso che questo è un argomento che è stato alla base di tutte le mie iniziative a livello sociale. Ricordo quando ero presidente del Club Progressista che abbiamo iniziato un discorso con Addio Pizzo, e penso che la legalità è la base per il futuro di un futuro che produce. Quindi le istituzioni devono preservarle a tutti i livelli, non solo, anche a livello di tassazione, di aiutarle in modo tale che possano avere il coraggio di denunziare e di non essere sottoposti o sottostanti a queste minacce, perché solo con la libertà, solo con la legalità, solo con la limpidezza dei rapporti con le strutture si incentiva il lavoro e soprattutto quello di eliminare il lavoro nero, che è la piaga che tante volte questa gente, anzi questa mala gente, sfrutta, perché solo con la fame arrivano al loro punto. Ecco, dare sicurezza è questo, svuotare quello che è nella illegalità il sommerso, e solo facendo in questo modo e le strutture garantirle di poterle andare ad eliminarle. A livello nazionale esiste già un fondo per risollevare le vittime di estorsione e di racket. Anche a livello comunale esiste un regolamento che tutela queste imprese che hanno denunciato all'autorità giudiziaria le estorsioni e i racket, però non è stato mai applicato. Noi del Movimento 5 Stelle invece vogliamo attuare questo regolamento, che prevede degli sgravi fiscali a queste imprese che denunciano tali illecite attività e fare anche applicare un piano di rateizzazione agevolata per quanto riguarda gli eventuali debiti che hanno verso l'amministrazione. Sì, una premessa sulla legalità, dove l'abbiamo anche espressa nel programma, è la cultura. Quindi dobbiamo aumentare sempre di più la cultura della legalità, non solo nelle scuole, ma io intendo di avvalermi di tutte le associazioni belpassesi, fare educazione civica anche nelle associazioni, quindi faremo una consulta delle associazioni e su queste punteremo per una migliore qualità della vita e un'educazione civica per tutti. Per le aziende noi ci vogliamo impegnare, come abbiamo già fatto nei passati 5 anni, il Comune di Belpasso è uno dei pochi che si è costituito parte civile nei processi di mafia, quindi ci siamo sentiti vicini agli imprenditori, soprattutto promuovere le associazioni anti-racket, quelle serie, quelle che veramente vogliono combattere il racket e la mafia.